Alzheimer Fest, un nome evocativo per un'iniziativa in cui si risponde al dolore della malattia con sostegno e clima festoso, coast to coast, perché si toccano le coste da nord a sud dell'Italia, e Giovinazzo è la tappa pugliese di 5 tappe in tutto. Già da 10 anni la città del Brese dedica attenzione al tema. Giovinazzo fra l'altro sta facendo molto, si sta cercando di impegnare sia dal punto di vista proprio urbanistico come appunto l'installazione di posti dove i malati e le loro famiglie si possano sentire a loro agio, ma anche sensibilizzando le imprese, per esempio le imprese che hanno lavoratori con in famiglia un malato di Alzheimer, ad essere a conoscenza della problematica ed essere fattivamente vicini a loro in questa giornata, che deve essere una giornata di festa ma anche una giornata per ricordare quanto ancora possiamo fare e dobbiamo fare. Sabato 7 e domenica 8 ottobre una serie di appuntamenti tra musica e convegni per ricentrare il focus su pazienti e caregiver oltre ai familiari dei malati. Bisogna avere attenzione senz'altro per i malati, aumentare le risorse per la loro cura, ma avere altrettanto attenzione per le famiglie, per i caregiver. Presente la regione che sta lavorando sugli aspetti legati all'assistenza delle persone colpite dalla malattia. C'è necessità di strutture dedicate per poter prendere in carico questi pazienti, ed è questo sostanzialmente il compito essenziale da parte della regione. Io sono del parere che è arrivato il momento nel nostro paese, non solo per l'Alzheimer, anche per altre situazioni, che bisogna cercare di istituzionalizzare, di renderla giuridicamente rilevante la figura del caregiver.